Sono le 4:31 di lunedì 26 febbraio e io sono di Roma. Scusatemi per l'outfit fantastico e per la canotta, ma in casa mia fa caldissimo. Non so se vi rendete conto di quanto stia nevicando. L'ultima nevicata fortissima che c'è stata a Roma è stata, se non sbaglio, nel 2012-2013, sempre a febbraio. Vi giuro ragazzi, sono troppo felice perché non vedo la neve da 6 anni, 5-6 anni. E vedere la neve così sotto casa è una cosa fantastica. Ovviamente alcuni di voi staranno chiedendo, cioè, perché non vai in montagna? Però è una soddisfazione proprio personale affacciarsi dalla propria finestra e vedere dei fiocchi di neve cadere dal cielo. Cioè, è qualcosa di magico. Adesso sono le 4:30, all'incirca fra un'oretta uscirò di casa. E diciamo che ci aggiorniamo tra poco, non appena mi sono vestita, quindi fra 3, 2, 1. Sono le 5 e guardate adesso com'è la nostra Roma. Come sono troppo emozionata, scendo e vado a vedere la neve. Oh mio Dio, è bellissimo. Guardate, oh mio Dio ragazzi. Perdonatemi se non urlo come il mio solito, però sono le 5 di mattina e non potrei nemmeno stare qua sotto, però oh mio Dio. A parte che sono zuppa di neve, sto andando contro vento, infatti c'è tutta la neve e mi viene in faccia. Cioè raga, è pazzesco. Questa qua è la mia macchina. Cioè guardate, che c'ho la telecamera zuppa e pure io. Guardate qua, è tutto strapieno, cioè è tutto strapieno. Poi le mie orme le piccano. Oh mio Dio ragazzi, mi sento una bambina piccolissima. Oh mio Dio, è bellissimo. È tutto così surreale perché qui a Roma l'ultima volta che ho nevicato è stato nel 2012 e non potete capire quanto sono contenta. Cioè, prendete conto che qui sotto casa mia in questo momento potrei fare un pupazzo di neve o qualsiasi altra cosa. Ed è troppo emozionante, è magica come cosa. Non mi capita di certo tutti i giorni di vedere tutta questa neve. Prima è crollato un albero. Lì è crollato l'albero. Perché per non si sa quale motivo la neve ha deciso di buttarci anche giù l'albero. E sotto casa mia ho l'albero di mimosa. Così ogni 8 marzo manco devo andare a comprare la mimosa a mia madre. Madonna, mi sta arrivando tutta la neve in faccia. Mi sa che è meglio che adesso risaliamo su. E mi sono anche accorta che forse avrei bisogno dei guanti perché le mani sono già rosse. Pazzesco. Ora sono le 5:13. Per le 6 dovrei uscire. E vi dico, ci becchiamo dopo. Ma quanto è stratumble sta? Non è che figata. Quanto c'è uno scimpatico. Ok, sono andata a scendere dalla macchina perché abbiamo avuto dei problemi con la salita. Ragazzi, ho avuto dei problemi con la macchina, infatti adesso sono qui a prendere la metro, perché semplicemente abbiamo le gomme, non abbiamo le catene da neve, quindi ci è toccato prendere la metro. È strascivoloso ed è strapieno di neve ovunque. Da quello che mi ricordo, nemmeno il 2011 era così innevato tutto. Boh. Consideriamo il fatto che ci sono stati molti problemi con il arrivare al centro. Infatti le metro sono completamente chiuse. Come avete visto nelle clip precedenti, le strade sono completamente vuote, quindi zero autobus. E quindi sono bloccata qui a casa mia e l'unica cosa che mi è rimasta da fare o fare guerra di palle di neve da sola, oppure semplicemente fare un bel pupazzo di neve, cosa che sto già facendo infatti ora, come potete vedere. Qui c'è la mia bella pallina che già sto costruendo. E ci ho preso una volta. Mamma mia che botta. Ho sporcato tutta la telecamera di neve. Noi dovevamo continuare il nostro pupazzo di neve che è in corso, quindi
dice che la porta sotto l'abbiamo fatta. Ragazzi, questa è una vera e propria lotta. Ormai mi sono prefissata di fare questo pupazzo di neve, quindi noi faremo questo pupazzo di neve. Guardate quanta bella neve pulita, proprio per il nostro pupazzetto di neve. E mentre il tutto prende forma, avrei anche qualcosina da dirvi. Approfitto del momento per dirvi che potete trovare il link qui sotto in descrizione per preordinare il mio fantastico libro. Sì, se ve lo siete chiedendo, sì, ho fatto un libro. No, non è un racconto della mia vita, anche perché in 15 anni di vita non saprei cosa raccontare. E sì, potete già preordinarlo su Amazon. Mi raccomando ragazzi, preordinatelo in tanti. E in più vi ricordo che ci saranno anche dei firmacopie che vi dirò a breve, molto molto a breve, sul mio profilo Instagram, che lì comunico tutte quante le cose che mi succedono durante la mia vita quotidiana. Quindi se ancora non mi seguite, seguitemi, mi chiamo Stevie_show_official. E nel mentre il mio pupazzo di neve aspetta, volevo anche informarvi che sto letteralmente congelando. Io ragazzi volevo tanto portarvi un vlog di Roma centro innevata, solo che appunto il problema appunto è perché è innevata, non posso raggiungerla in nessun modo, né con la macchina, né tantomeno con il furgone, e né tantomeno con i mezzi. Sono tutti letteralmente chiusi e arrivano fino a una certa fermata, per poi dopo dover prendere una navetta, che poi con la navetta ti porta un'altra navetta. C'era, arrivare al centro sarebbe, arrivare al centro ragazzi sarebbe una cosa, un'idea impossibile. Il resto del mio omino di neve ragazzi sta prendendo forma. Wow, guardate che giocoglie. Voi avete mai fatto battaglia a pali di neve? Cioè almeno fatemi sapere qui sotto nei commenti se o almeno una volta nella vostra vita avete visto la neve, o nella vostra città, oppure no, dai, in montagna non vale, però almeno se una volta nella vostra città ha nevicato. Madonna, è tutta sporca. Sì, sono un attimo risalita a casa, anche perché la neve è qui sotto da me, quindi non è che sono andata chissà da quale parte del mondo, ma sono risalita ragazzi perché i miei piedi stanno letteralmente congelando. Punta delle dita che sta così, stanno morendo. Dios mio, è una sensazione orribile. Tranquilli che il nostro pupazzo di neve è qui sotto e sta piano piano veramente prendendo forma. Ora però mi attrezzerò di nuove scarpe, perché diciamo che quelle che ho messo non sono proprio l'ideale per andare sulla neve, quindi mi devo attrezzare con delle scarpe decenti, assolutamente decenti, pure leggermente più alte, però che siano giusto poco poco, ma poco poco, non mi viene il termine, però il senso è che devono essere resistenti alla neve. Quindi io direi proprio che è l'ora di riandare. Non è vero ragazzi, aspettate 5 minuti. Mi sono portato il treppiedi, quello fisso, da casa, in modo da scattare qualche foto per Instagram, che se ancora non mi seguite mi raccomando seguitemi, link in descrizione. E spring, no? Guarda che paesaggio. Wow. Ragazzi, perdonatemi, ma ho vinto io, vi ho presi completamente. Comunque, non per dire, ma c'è un paesaggio veramente fantastico. Tutta quanta la strada così ghiacciata. E lo so, ma per fare foto uno si toglie pure i giacchetti. Wow. Ora che abbiamo fatto le nostre belle foto e mi sono congelata, è l'orario di andare a casa. È l'orario, l'ora di andare a casa ragazzi. Sto letteralmente morendo di freddo. Se mi seguite su Instagram, a breve vedrete le foto che ho scattato senza giacchetto e sono semplicemente con una magliettina fina fina. Ma per voi questo è altro. Sono le 4 di pomeriggio, mi sono svegliata pochissimo fa, mi sono affacciata alla finestra, non ne vedo più, non c'è più neve. Ragazzi, vi invito a lasciare un bel like e a farmi sapere qui sotto nei commenti se nella vostra città ha nevicato, non ha nevicato. Comunque niente ragazzi, vi mando un bacione enorme, vi ricordo di andare qui sotto in descrizione per preordinare il mio fantastico libro La faccia della medaglia, che uscirà l'8 marzo in tutte quante le librerie. Tutte quante le date vi aggiornerò a giorni qui sul canale, e in più vi aggiornerò a giorni anche nel mio Instagram, che vi lascio il link sotto in descrizione e il nome qua. E niente ragazzi, qui da Sivi è tutto e noi ci becchiamo al prossimo video. Ciao belli, ciao 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 ciao.